Qualche anno fa ho avuto la fortuna di girare un documentario dal titolo Florence Fight Club. Qui, in Piazza Santa Croce, ogni anno si disputa il torneo di calcio storico fiorentino. Un gioco antico con davvero poche regole che per qualche ora trasforma la patria dell'umanesimo nella cornice di uno spettacolo brutale. Il scopo del gioco è portare la palla al di là della linea difesa dagli avversari. Per riuscirci è possibile fare quasi tutto. In quell'occasione ebbi la fortuna di conoscere la parte più carnale della città. Gente disposta a rischiare la salute pur di entrare a far parte della storia di Firenze. Il mio viaggio per capire Firenze parte proprio da Santa Croce, dove mito e realtà si incontrano almeno tre volte l'anno durante le partite di questo antico gioco. Il calcio storico fiorentino è una sorta di fight club che, a differenza di quello di Tyler Darden, non si svolge nei bassi fondi, ma in una piazza bellissima al centro della città che ha dato i natali ad alcune delle personalità più brillanti della storia. Ma oggi può ancora esistere un gioco senza regole? Negli ultimi 30 anni, gli organizzatori del torneo hanno cercato di inserirne qualcuna per evitare che prima o poi ci scappi il morto, incontrando però la resistenza di chi su quella sabbia ci scende per davvero. Durante le riprese di Florence Fight Club, conobbi Franco, allora allenatore dei Verdi di San Giovanni. La sua squadra si rifiutò di scendere in campo per protestare contro chi cercava di regolamentare il torneo. Luigi! Grande Luigi! Allora, passati 20 anni, 15. Quasi 15, se vogliamo essere proprio precisi, prima del 15 giugno 2008. Il 15 giugno 2008, come ti ricordi, fu il giorno in cui la squadra dei Verdi, che io allenavo, decise di non disputare il torneo di quell'anno. Franco si era schierato per accettare alcune regole che secondo lui non avrebbero stravolto lo spirito del gioco. Purtroppo, però, fu esautorato dal suo ruolo. Nel 2006-2007 ci fu dei tornei o sospesi o troppo violenti. Allora fecero dei cambiamenti. Questi cambiamenti non furono accettati dalla parte verde. Non ci fu modo di convincere i calcianti, che non volevano, a dire: va bene, proviamo a scendere in campo per Firenze, perché noi giochiamo per Firenze. Ci fu una piccola riunione in campo e fu deciso di non giocare. Io per circa 7 anni sono rimasto fuori con una grande, enorme sofferenza. La regola alla base è che non ci sono regole, perlomeno questa era prima la verità. Purtroppo nel corso degli anni il calcio storico è cambiato. L'avvento dei pugili ha tolto qualcosa al gioco e ha aggiunto un pochino più alle botte, per cui ci può stare la slealtà e da lì poi partano le vendette, partano anche le cose non belle, ecco. Io ho una grande discopatia, sono tutto torto, insomma, problemi fisici, io come tanti altri, chi ce lo fa fare? Sinceramente è questo amore per la città, cioè poter scendere in campo, in piazza, ti senti Fiorenza nel sangue. Se pensi, io il 30 giugno 84 mi sono sposato, il 1 luglio ho giocato in Piazza del Carmine, il mio a quell'ora suocero il giorno dopo non mi riconobbe da come ero gonfio.